Molto bene, allora, eccoci qui, siamo davanti al progetto di Cubase e vi faccio vedere come ho creato questo arrangiamento del concerto per pianoforte e orchestra numero 23 di Mozart, il K440, 488 e in particolare l'adagio. Che cosa ho fatto? Ho utilizzato molti strumenti dell'audio modeling. Sapete che sono molto affezionato agli amici dell'audio modeling, che hanno fatto dei lavori strepitosi a livello proprio di realizzazione di strumenti che siano vicinissimi alla realtà e anche molto intuitivi per il musicista, per le sue capacità di espressione in tempo reale del suono. Bene, allora ho utilizzato un oboe per fare la parte melodica, perché, come ho detto prima, il concerto è stato creato da Mozart per pianoforte e orchestra. E allora il pianoforte io l'ho arrangiato facendo, esplodendo un po' così la mano destra dalla sinistra, facendo fare alla mano destra la parte melodica che io ho eseguito con l'oboe, mentre ho eseguito la parte sinistra, la mano sinistra con il pianoforte. E questo è ciò che accade, cioè se io vado ad ascoltarmi l'inizio, sentirò appunto l'oboe e il pianoforte. Oboe e pianoforte. Chiaramente l'oboe, come ho detto prima, io l'ho fatto fare l'oboe numero 2 dell'audio modeling. Ci sono molte possibilità, come potete vedere, avete tanti tipi di oboe, 5, 4, 3. Io ho scelto il 2 perché è quello che mi dava l'espressione e il suono che più era consono a questo tipo di esecuzione. Il pianoforte ho usato un Keyscape, un C7, un classico, mentre per tutta la sezione fiati, vedete tutta questa sezione di fiati, questa, ho usato quasi tutti gli strumenti, anzi tutti, a parte il corno, ho usato tutti gli strumenti dell'audio modeling. Abbiamo un flauto e in particolare ho usato lo 0C flute, anche qui abbiamo molta scelta di sonorità. Questo mi piaceva di più, sempre però non in assoluto, mi piaceva di più per questo tipo di esecuzione. Poi abbiamo due clarinetti, clarinetto primo e clarinetto secondo. Questi li ho fatti fare a due tipi di clarinetti diversi, anche questo, come potete vedere, abbiamo il primo clarinetto è un flat, quindi un suono che poi ho lavorato io, e un clarinetto invece warm, un suono un po' più caldo. Ecco, vi faccio ascoltare anche i due clarinetti. Non vi ho detto che tutti questi strumenti sono passati poi per un lexicon, un RC48, e praticamente simula l'L480 della Lexicon. Molto molto bello, un suono pulito. Io che sono della vecchia guardia, che ho usato i Lexicon veri, mi ci trovo molto molto bene. Allora, poi andiamo a vedere altri due strumenti essenziali, sono i due fagotti. Il fagotto 1, anche qua ho diviso le due sonorità, una più calda, warm, mentre il secondo fagotto ho scelto un bright, un po' più brillante, diciamo, no? E anche qua ve li faccio ascoltare un attimo quali sono le sonorità di questi due fagotti. E vi faccio anche vedere le due linee.
La sezione archi è molto interessante perché? Perché ha usato sì i violini della SWAM, in particolare, vedete, il primo violino ho usato un Cremona, mentre per il secondo violino ho voluto usare un Venezia. Sono due sonorità, si tratta sempre di timbriche. Per il cello invece ho usato il Roma. Poi ho messo un contrabbasso, molto bello anche questo, che è un Milano. Ecco, tutte queste sonorità sono molto belle perché danno quella realtà di cui vi parlavo prima. Però li ho messi assieme, ho usato la tecnica proprio della sovrapposizione di sonorità a tutta una serie di suoni della Berlin Orchestra. Questi suoni, come potete vedere, ce ne sono tanti. Abbiamo i violini, il violino primo, poi tutti i pizzicati, perché c'è una sezione pizzicati, ma vi faccio sentire cosa vuol dire. Vuol dire che se io prendo il violino della Berlin, mi dà la sezione, questa bella sezione, però se io lo uso assieme a quello, al violino della Audio Modeling, sentite? Se lo tolgo, mi manca qualcosa. Vi faccio sentire il violino da solo. Insieme. La stessa cosa per il violino secondo. Ecco, se io lo metto assieme al violino dell'Audio Modeling da solo. Se invece lo vado a mettere insieme, ho questa sensazione di sezione di archi, ma con la veridicità del suono dell'archetto, sento proprio l'archetto che spinge. Per il violoncello ho fatto la stessa cosa. Eccolo qua. Ecco, se lo metto assieme al cello della Audio Modeling da solo, insieme. Ora chiaramente se vado ad ascoltare fiati, archi, cioè mettiamo tutto in esecuzione. Da quando entreranno, finisce la parte iniziale che è stata eseguita da oboe e pianoforte, e inizia l'orchestra. Vi ho fatto vedere un po' come si può creare un arrangiamento. Sono tutti strumenti suonati a mano. Qua non siamo in un regime di click, non c'è un tempo prestabilito, quindi sono strumenti che ho suonati tutti uno per uno. E in ogni strumento ha le articolazioni che desideravo in quel momento, quindi i crescendi, i diminuendi, i piani, i mezzopiani, forte, eccetera, eccetera, eccetera. Quelli che volevo io nel momento in cui li stavo suonando, quindi impersonificando la sezione dei primi violini, dei secondi, delle viole, dei celli, dei contrabbassi. E è la stessa persona, è la stessa mente che in quel momento lì sa che vuole un crescendo. L'ho fatto per tutti gli archi, l'ho fatto per i flauti, i clarinetti, i fagotti, i corni, eccetera, eccetera. E poi l'interpretazione dell'oboe è chiaro che viene più naturale, perché mi sta accompagnando un'orchestra che sono sempre io. Quindi, bene,
Vi do un saluto, buone vibrazioni come al solito e alla prossima.